Eccoci qua, giovedì 6 ottobre 2022, abbiamo appena incarrellato la macchina, preparato tutto il necessario per partire e si va alla volta di Chiaramonte Gulfi per questa seconda e ultima gara della stagione. Speriamo bene, ciao! Faccia bene ragazzi, ciao ciao! Siamo arrivati a Chiaramonte, siamo dal nostro grandissimo amico Francesco Ghillemi, nostro amico di Ponte Pneumatici. Ciao. Arriva anche il boss, ti manca il cappello da capitano. Dov'è il cappello di capitano? Siamo qua, sempre un piacere, almeno una volta all'anno in occasione di questa gara incontrare un grande amico. Grazie sempre. Un amico grazie, veramente grazie che ha un cuore grosso così. Grazie, grazie come a tutti voi i nostri che mi amici. A trovare. Grazie. Ve lo raccomandiamo, officina Ponte Pneumatici specializzati appunto in pneumatici. Officina alla grande, fagliela vedere l'officina, fagliela vedere. Poi più tardi che facciamo la convergenza la facciamo, Va bene. Specializzata in convergenze di macchine da competizione. Ciao Fra, a dopo, grazie. Ci troviamo qui nella bellissima piazza di Chiaramonte Gulfi, abbiamo verificato correttamente, tutto a posto e quindi adesso il nostro venerdì burocratico finisce qui, adesso ci rilassiamo un pochettino, ci ripassiamo il percorso e domani ci vediamo per le prove, ciao! A posto, numeri messi, come al solito non sono molto bravo, meno male che ho sempre qualcuno che mi aiuta, in questo caso ringraziamo sempre Francesco Ghillemi. Siamo pronti, la macchina è a riposo, per oggi basta, domani faremo le prove. Ci aggiorniamo, ciao, saluto, ciao. Ciao ciao. Buongiorno, sabato mattina, pronti per le prove, siamo qui, abbiamo un bel po' di macchine già pronte, ancora il traffico è aperto quindi c'è un po' di confusione, gente che affronta la rotatoria contromano, ma tutto nella normalità. Bene, vi racconteremo questi due giorni augurandoci che tutto vada bene. A presto. Why you keeping me waiting?
Dove siamo? Siamo a Chiaramonte e siamo arrivati prova 1. Abbiamo Marco Vitale, Peugeot 205 gruppo A, Edoardo Piazza. Edoardo Piazza con una bellissima 2002 TI storica. Siamo tre giovani storici. Esatto. Giovani relativo, perché comunque mano a mano gli anni passano pure per noi. Siamo under 40. Infatti, quindi a proposito, ti hanno chiamato per la premiazione Under 40 e tu già te ne sei andato. Ma perché là era finita da un po' la premiazione storica? Poi sono scordati dopo. Gliel'ho detto, dico, ma non c'era pure l'Under 40. Avanzo una coppa. Esatto, la Catanissetta, mi raccomando. Va bene, allora è andata bene questa prima, per essere la prima, diciamo che è andata bene. Scivoloso. Non solo il solo. Però fa parte del sabato mattina. Se non ci scivola il sabato mattina, non ti diverti. Esatto. Va bene, vi aggiorneremo strada facendo. Ciao. E allora stiamo per riscendere dopo prova 1, purtroppo si scivolava molto, probabilmente perché abbiamo delle gomme ancora da rodare, quindi parlando anche con altri piloti, anche altri scivolavano, quindi il percorso sarà un po' sporco, magari adesso che continuano a passare le macchine si gommerà un po' di più. Al momento siamo ottavi nella classifica assoluta. Naturalmente ci abbiamo del margine per prove 2 e soprattutto per domani, quindi speriamo meglio. Tra poco faremo prove 2, vi farò sapere. Ciao. Arrivati, conclusa bene anche prova 2, tempo migliorato di 5 secondi rispetto alla prima prova, quindi siamo adesso più soddisfatti. Adesso la tenuta era ok e abbiamo ancora qualche cosina conservata per domani e speriamo domani di poter ulteriormente migliorarci. Un abbraccione a tutti, grazie sempre. Zona partenza, tra circa mezz'oretta dovrebbe partire la prima macchina, noi siamo qui pronti, la nostra bestiolina è lì che ci attende, la giornata è meravigliosa, sole, speriamo bene, speriamo di poter migliorare il tempo di ieri e di fare una bella gara, vi terremo aggiornati, ciao! Ma c'è
gara 1, molto contento, se consideriamo che non è un percorso perfettamente adeguato alla pesantezza e lunghezza della mia macchina. Abbiamo abbassato altri 3 secondi rispetto alle prove 2 di ieri, quindi risultato molto positivo. Forse si può fare qualcosa in più, in gara 2 ci proveremo, altrimenti se non riesce va bene così, già siamo abbastanza contenti. Gara conclusa, ottimo risultato, ma c'è la monellaccia insieme alle altre nonnine cattoliche. Non so se mi sentite, è stata benissimo, siamo riusciti ad abbassare altri 3 secondi rispetto a gara 1. Non ho trovato più quella condizione scivolosa che non mi aveva permesso di fare bene l'ultima parte durante la prima manche di gara. Sono stato molto confidente, tra l'altro il clima è stato perfetto perché è leggermente nuvoloso, c'è caldo ma non troppo, quindi anche le gomme hanno lavorato bene per questo motivo. Tutto bene, si conferma il risultato della prima manche, ovvero la 6ª posizione assoluta tra le auto storiche, e siamo super soddisfatti per questo bellissimo risultato inatteso in un tracciato a noi non molto favorevole per i motivi che vi ho spiegato. Insomma, sembra essere andato tutto per il meglio, quindi siamo più che contenti. Adesso ci cambiamo e ci prepariamo per la premiazione, tra l'altro pure per il risultato primo classificato della classifica speciale riservata agli storici under 40. Thank you.
Toscano che si è prodigato a sistemare il danno che era successo alla compagnia Sena della pompa, l'ha sostituita in tempi record e ha ridato una macchina perfettamente efficiente. Adesso stiamo scendendo nuovamente verso la zona partenza e siamo contentissimi, adesso condivideremo la gioia anche con mio padre, ringrazio la mia famiglia e tutti gli amici che anche a distanza non mi hanno fatto mancare il loro supporto. Eccoci qua, weekend ultimato, andato alla grandissima, proprio super ogni oltre ogni più bella aspettativa. Gara 1 già il tempo era soddisfacente, gara 2 in maniera inaspettata abbiamo abbassato altri 3 secondi, è venuto fuori un crono di tutto rispetto, molto vicino al mio miglior crono su questo tracciato senza la chicane. Adesso c'era pure una chicane a rallentare e di solito la chicane in questo caso va a perdere 5-6 secondi, invece il crono è stato molto vicino al mio best lap, quindi veramente un bel risultato, siamo contentissimi. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere grazie soprattutto a Ezio Camboli, grazie anche soprattutto a Luca Prina, a Marco Prina e a Maurizio Prina e grazie soprattutto al di sopra di tutti al nostro caro Enzo Toscano che è il nostro assistente di pista. Grazie, alla prossima, siamo soddisfattissimi, proprio più di questo non si sarebbe potuto fare. Perfetto Corrado, perfetta la macchina, perfetto tutto, pace e bene. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie, ciao!